Amici della Matrioska, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ciao Silvia, ciao. Ben ritrovata tutti quanti. Puntata straordinaria oggi, sì sì, perché possiamo veramente dire puntatora, possiamo veramente dire che la Matrioska ormai è partita, siamo alla seconda puntata dell'ottava edizione, quindi ormai abbiamo un'esperienza che nessuno ci ferma più, siamo in un posto, sì sì sì, siamo navigati, anche perché fra un po' siamo navigati veramente, la fontana dietro sta sbagliando fuori, c'è il sole che ci illumina, il sole bacia i belli, ci sta baciando Silvia, oi boh, no, siamo in un comune particolare, l'abbiamo presentato già in edizioni precedenti. Un comune che tra l'altro abbiamo fatto in due volte, in due tempi per esigenze tecniche, siamo venuti qui anche in periodi diversi, anche verso l'estate, perché abbiamo bisogno di presentarvi cose che si facevano vedere durante l'estate. Per esempio Silvia, facciamo una buona sorta di cruciverba, se io ti dicessi che so, Rubicone, cosa ti viene in mente? Rubicone, dai, forza. Giulio Cesare. Giulio Cesare, che c'entra Giulio Cesare? Passato. No, ho capito, sì, ma non quel Rubicone, se io ti dico per esempio Fossa è facile. Fossa acqua. No, sì, l'acqua sta nella fossa, però è un'altra fossa. Se io ti dico, per esempio, formaggio di fossa, tu dici? Sogliano a Rubicone, siamo niente po' di meno che a Sogliano a Rubicone. Si sente già l'odore del formaggio di fossa che stanno già perché di poterlo assaggiare. Assolutamente, tu sai che siamo venuti qua per questo, noi due, ma non diciamolo, perché vogliamo comunque farvi vedere quelle che sono le caratteristiche di questo comune, che sono veramente straordinarie. Si mangia bene, c'è della bella gente, ci sono tantissime belle cose da vedere. La fontana che ogni due secondi parte, una cosa meravigliosa. Noi sai cosa facciamo? Assieme alla fontana partiamo anche noi, perché tu sei andata a incontrare il sindaco. Esatto, io vado a cominciare a cercare dove si può assaggiare un po' di formaggino di fossa, che non è acqua ma è formaggio. Amici della Matrioska, incontriamo subito il primo cittadino di Sogliano a Rubicone e diamo il benvenuto al sindaco Enzo Baldassi. Buongiorno a tutti, buongiorno. Grazie per averci ospitato in questo splendido comune. Grazie a voi che siete venuti sulle nostre colline in questa splendida giornata. Ecco, come si vive qui a Sogliano? Beh, io forse vengo considerato di parte, ma credo che si viva molto bene. Qui c'è qualità della vita, come potete rendervi conto, un ambiente magnifico, dico, uso questo superlativo, perché stiamo veramente bene. E mi sembra che tutto sommato anche le risposte che arrivano dalla gente nei nostri confronti come amministratori siano positive. Ecco, quindi per parlare di economia, come vive Sogliano questo ecco, ambito? Da un punto di vista di imprenditoria, qui il paese è comunque prettamente agricolo, qui puntiamo molto, come dicevo, sulla qualità e anche sulle qualità dei prodotti. Abbiamo delle eccellenze un po' conosciute un po' tutto il mondo, artigianato locale, un po' di terziario e poi molti che seguono anche la strada del pendolarismo, trasferendosi in pianura ma continuando a vivere su queste colline, perché poi ce ne guadagna comunque il benessere generale della persona. Ecco, per parlare dei prossimi appuntamenti che vedranno protagonista questo comune, non possiamo dimenticare l'enogastronomia e quindi il formaggio di fossa. Lei ha centrato appieno qual è il nostro prodotto principale, quello che ci ha permesso di farci conoscere un po' in tutto il mondo. A novembre, con le ultime due domeniche di novembre, la prima di dicembre, come tutti gli anni, come appuntamento fisso, abbiamo la sagra del formaggio di fossa, con una novità quest'anno, perché il formaggio ha ottenuto il riconoscimento della DOP e quindi da quest'anno avremo anche un prodotto certificato con le norme europee. Quindi l'importanza di questo prodotto è davvero grande. Primario per la nostra economia, ecco, sicuramente ha dato un impulso a tutta l'attività anche agricola ed industriale. E speriamo che questo possa continuare anche in un futuro, allargando sempre di più gli orizzonti e le possibilità economiche delle nostre aziende. Ecco, ricordando che comunque a Sogliano non c'è solamente l'enogastronomia, ma c'è anche tanta cultura. Sì, poi parlerà il mio assessore alla cultura, però ci stiamo impegnando anche fortemente su questo fronte, perché crediamo che comunque investire in cultura sia un investimento che poi torna come anche da un punto di vista economico, e quindi sempre benessere nella sua globalità, benessere della nostra popolazione. Ecco, quindi chiudiamo ricordando ai telespettatori perché venire a visitare questo splendido paese. Beh, perché siamo una terrazza sul mare, siamo una terrazza sulla riviera,
perché comunque per passare alcuni giorni qui a Sogliano ci sono diverse possibilità, sia come centro storico e quindi capoluogo, sia come le frazioni. Non dimentichiamo che siamo un comune abbastanza esteso su tre vallate: la vallata dell'Uso, la vallata del Rubicone, la vallata del Savio, e in ognuna di queste vallate possiamo trovare delle bellezze di paesaggio, architettoniche, o comunque incontrare della gente ospitale e simpatica come poi in tutta la nostra Romagna. Grazie. Grazie a voi. Rubicone è uno splendido comune di circa 3.000 abitanti, situato ai confini meridionali della provincia di Forlì-Cesena. Il territorio comunale occupa una vasta zona compresa fra la media vallata del Savio ad ovest, le sorgenti dello storico Rubicone a nord, e a sud-est si estende lungo l'alto corso del fiume Uso. Prevalentemente collinare, offre ampi panorami che spaziano dagli Appennini al mare Adriatico. Facilmente raggiungibile dai centri turistici balneari di Rimini e Ravenna, è un paese ben noto fin dal più alto medioevo a cronisti e storici romagnoli e marchigiani. Sa di antico e di moderno. Chi si logora nella città trova qui un sospirato angolo di distensione. Siamo nel piccolo ma grandemente amato paese di Romagna, così definito dal cittadino onorario Giovanni Pascoli. Qui vissero come educande presso il monastero delle Agostiniane le sorelle del poeta Ida e Mariù. Qui abitavano il cuginetto Placido e la zia materna Rita Allocatelli Vincenzi. Profondo fu il legame affettivo tra l'artista e Sogliano, tanto che all'interno del paese è stato realizzato un affascinante percorso dedicato al poeta e alle sue composizioni. Visitare Sogliano è l'occasione per conoscere il suo territorio e le sue tradizioni e assaporare l'intenso intreccio tra natura, poesia, storia e gastronomia, all'interno della quale il formaggio di Fossa la fa da padrone.